Una domanda a un milione di dollari. Ma vale veramente la pena mettere dei contenuti in evidenza? O meglio, vale veramente la pena investire del denaro su Facebook? La risposta è ovviamente sì. Insomma, proviamo a pensare a come era strutturato e come venivano strutturate le campagne pubblicitarie. Parliamo di cose molto semplici, come poteva essere il cartellone pubblicitario. Certo che si vede, certo che può avere un riscontro, ma riusciamo a quantificarlo davvero? No. Facebook oggi è, credo, la più grande rete mondiale, stiamo parlando di 2 miliardi di utenti che raccontano tutti i giorni i propri gusti, i propri interessi, dove vanno a mangiare, come si vestono, chi frequentano, in che posti vanno. Insomma, qualsiasi tipo di azienda oggi che vende qualsiasi tipo di prodotto ha assoluta necessità di comunicare su Facebook e di farlo al meglio. Fondamentale importanza qual è? Decisamente fare una campagna, decisamente investire del denaro, perché oggi Mr. Facebook è furbo e dice: vuoi veramente che si vedano i tuoi contenuti? E pensi veramente di non darmi neanche un euro? È giusto che tu investa del denaro, che lo faccia al meglio e che soprattutto che curiate i contenuti. Questo perché Facebook guadagna grazie a queste azioni. E nel momento in cui tu decidi di non investire più sui tuoi contenuti, Facebook dice: beh, allora a me interessa poco di te, non sei più un mio cliente, quindi non ho più interesse di mostrare il tuo contenuto. Facebook riesce ancora a interessare, un po' come oggi Instagram, ma ne parleremo in un altro momento, perché lo guardiamo continuamente. Tutti quanti avrete notato che abbiamo sempre lo smartphone in mano, quindi in qualsiasi momento che sia diventato un semaforo, a tavola, mentre facciamo la spesa, mentre siamo in coda nell'attesa di qualcosa, prima ci si guardava attorno, oggi si guarda il telefono, quindi nella semplicità del gesto, del famoso scroll nella home, se io sono Alessia, a cui piace follemente la pizza margherita, con pomodorino DOP, Facebook riesce a saperlo e quindi vedrò nella mia pausa pranzo, probabilmente così azzeccano anche l'orario, dove poter mangiare la mia pizza preferita. E ragazzi, 9 su 10 io cliccherò il contenuto, prenoterò, probabilmente metterò il like alla pagina e automaticamente comincerò a seguire la mia pizzeria preferita a Torino, che magari non sapevo neanche ci fosse. Mi tocca però a questo punto svelarvi un segreto. Facebook dà un punteggio di qualità al contenuto che pubblicate. Quando pubblicate un contenuto e vedete sempre i soliti like, sempre le solite persone che interagiscono, ci siamo chiesti il perché? Ecco, se già prima è sempre stato così, il contenuto più viene cliccato e più viene considerato quindi automaticamente interessante da Facebook, e più i vostri seguaci, i vostri amici appunto, avranno l'opportunità di vederlo riproposto nella propria home e quindi di poterci cliccare sopra. Ma se così non è avvenuto, e non è avvenuto nei primi minuti di pubblicazione del contenuto, se ha avuto poche interazioni andrà perso completamente. Oggi questo tipo di algoritmo è diventato ancora più restrittivo. È davvero fondamentale pubblicare un contenuto che sia all'altezza delle aspettative di chi lo guarda. Pianificate con attenzione un piano editoriale, pianificate nei dettagli che cosa raccontare di voi, come raccontarlo, quanta qualità dare a quello scatto, a quella foto, a quel post. Cercate interazioni, fate domande, siate interessanti. Perché ragazzi, abbiamo poco tempo e quel poco tempo che abbiamo a disposizione lo vogliamo assolutamente spendere nell'interagire verso qualcosa che veramente ci ha attirato l'attenzione, che veramente ha contribuito in qualche modo a farci conoscere qualcosa che non sapevamo e che magicamente abbiamo voglia di entrare in contatto. Questo è quello che davvero devono fare le aziende oggi per interessare Facebook. Se non avete una strategia forte e chiara nella quale investire del denaro e dei contenuti di appeal che possono veramente creare interazione e interesse, vi esorto ad spendere ulteriori denaro e lo tenete in tasca e magari ci andiamo a fare una bevuta. Alessia 34, alle aziende. E se hai un'azienda, preferisco sinceramente che vi teniate i soldi in tascoccia. E che magari... Scusa, ma lei è passata dietro in camera? Ma lei non ce la può fare.